Ciao a tutti, sono Rotus, bentornati sul mio canale, siamo di nuovo qui su The Binding of Isaac Afterbirth e andiamo a fare una partita stavolta, sai, quella definitiva. Sai cosa? Isaac, te cosa ti manca? Tutto, immagino. No, in realtà niente, immagino, quasi niente. Con chi posso fare una partita? Eva. Eva, te sei sempre stato il mio dito nel colon. Dark Room con Eva. Boss Rush. Ash, tutto quello che ci capita sotto mano. Va bene. E partiamo col Burning Basement, che io odio profondamente. Davvero non lo reggo. Più che altro ho trovato che i nuovi... Partiti troppo male, scusate. Che i nuovi piani inseriti con Afterbirth, e mi riferisco a... The Burning Basement, a... The Flooded Caves, abbiano dei nemici che sono un po' troppo, forse, per... Soprattutto per il Burning Basement, che è il primo piano. E... Ma The Flooded Caves, bene o male, arrivi che... Li puoi trovare come terzo piano e ci trovi sempre nemici che spawnano altri nemici che spawnano altri nemici che quando muoiono sparano 4 colpi in ogni direzione. Ok, concentriamoci. Sono riuscito a fare una run che sembrava soddisfacente precedentemente con Maggie. In realtà poi è finita in maniera decisamente poco soddisfacente, in gran parte per i danni stupidi presi, in gran parte perché non riuscivo tanto a gestire. Nel senso, facevo un danno abbastanza alto, ma con una rate of fire così bassa, che quindi il DPS non è granché. God Flash non è l'oggetto che mi piace di più nella vita, però non ci lamentiamo. Perché la mia Eva non parte con Razor Blade? Perché devo sbloccare Razor Blade. Come si sblocca Razor Blade? Boh. Sapete che vi dico, stavolta facciamo una run veloce e andiamo nella cazzo di boss rush, ve lo giuro. Stavolta ci riusciremo, no, non ci riusciremo mai, se ci riusciremo moriremo male, molto probabilmente, però ci proviamo a morire male. Non capisco che effetti positivi mi possa dare il rimpicciolire i nemici, e questa è la cosa che mi turba. E non capisco perché non mi sono fatto mezzo altro danno da cuore rosso, non da cuore grigio, contro qualche nemico in giro, nella speranza di aumentare il mio danno, tipo contro il boss. Magari c'era la Curse Room. Potevo andare nella Curse Room e sperare di ottenere. Vabbè, a sto punto fammi mezzo danno. Guarda, non ti evito neanche. E almeno adesso... Sì, però smetti di sparare, se no... Oh, wow, 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 wow. Ho degenerato un po' troppo la voglia di far più danni. E potrei morire adesso. Damage più range up. Prima di andare al prossimo piano continuo a sparare. No, andiamo giù. Tanto, siamo sempre un piano uguale. Sarà un Basement o Cellar. Logicamente Stellar con Curse of Darkness. E speriamo di trovare un cuore rosso brevemente, prima di morire male, cosa molto probabile. Ho preso tanti danni, sono stato molto stupido, non dovevo prendere tutti quei danni, però vediamo. Adesso almeno siamo in War of Babylon, yay. Che vantaggi mi dà rimpicciolire i nemici? O scappano, allora dice come Fear Shot, e non ho le chiavi, logicamente, perché per far veloce non sono andato in giro per le stanze, quindi non ho raccolto oggetti. No, voi non posso proprio permettermi di incontrarvi. Oggi... Quanto cazzo ho rischiato? Madonna. Ok. Quello piccolo lì. No, ok, forse vale la pena ripicciolire, non lo so. Devo ancora capirci bene sul funzionamento e non vedo davvero una fava con Curse of the Darkness. Ok, no, non ho abbastanza monete. Non ho chiavi, più che altro. E ecco qua che siamo di nuovo in zona limite. L'uccello forse potrebbe essere stata la prima volta che mi abbia dato una mano nella vita. E pensate di dire questa frase riferendovi al vostro uccello. Non ha senso. Non credo possa esistere un contesto in cui uno possa dire è la prima volta che mi dai una mano nella vita, uccello. A meno che sia tipo... Cos'era? Tenacious D, il piatto del destino, che usava l'uccello per premere un pulsante. Grazie ai celeberrimi sollevamenti sull'uccello, che aiutano un sacco. Comunque, Satana ce lo scordiamo, perché ho preso danno contro tutti i nemici. Cioè, c'è una probabilità su 3, un pochino più di una probabilità su 3. Ma non è quella che voglio. Comunque, volevo una probabilità del 100%. Non ho chiavi, e la cosa mi fa girare le balle, tanto. E piuttosto che andare contro il boss e morire, moriamo in giro alla ricerca di un cuore rosso, o di una chiave, o di un modo per morire velocemente. Ok. Pillola. I can see forever, mi piace. Non sei qua. Ci ho sperato. Ok, no, sono spacciato. Sono spacciato. Sono spacciato. Sono spacciato. Ok, muori. Prima che il ragno decida di puntarmi. Ok. Forse non sono spacciato. Se morissi adesso però sarebbe davvero un'onta non cancellabile sul mio onore. Se esiste ancora. L'onore, non l'onta. Wrath. Se mi dai un po' di bombe.
E mi stai lontano, stammi lontano. E muori male. Tra le altre cose. Ah, ok, una bomba da usare là, ce l'ho. Me ne dai altre? Buono. Quindi uso una bomba qua. Uso una bomba qua. Non ho sperato che non ci fossero... Oh, quanta roba mi avete dato. Una speranza, dicevo, che non ci fossero occhietinte in giro. Non prendo quel cuore rosso perché resta in uno status War of Babylon, però vorrei tanto dei cuori grigi. Ok, Epic Fetus. No, entriamo e usciamo, scusate. Ah, quindi mi dite, vabbè, devo usare una chiave in meno. Sì, però... Cazzo, lo smettiamo con i ranni. Quindi le bombe non dovrebbero essere più un problema, in teoria. E... Ah, questa è stanza segreta, sì. Ok. E vediamo cosa mi propongono qua. Non, secondo me mi perdo tutte le rocce tinte. Non mi proponete una... un cuore grigio, la cosa non mi piace. La light non so come funziona avendo, diciamo, marked. Quindi non potendo direzionare la colpa. Beh, vediamo secondo la stanza segreta cosa ci propone. Dei nemici e io ho poca vita. E io non posso vederli. Sono riuscito a uccidere tutti e a non prendere danno. Wow. Evaz non mi interessa, come ora, perché non mi interessa. E... Evaz di nuovo. Ansuz non mi interessi ora. Perthrum mi interessi. Dov'è Perthrum? Teniamo Perthrum per ora. Però adesso sto perdendo tantissimo tempo e questo vuol dire che mi sognerò a Boss Rush. Forse. Anzi, molto probabilmente. Però... mi va bene prendere del cuore in più, dato che rischio di farmi del danno da solo, e molto probabilmente me lo farò. E vedere dove riusciamo ad arrivare. Poi magari riesco a velocizzare enormemente i piani avendo Epic Fetus, non lo so. Ok, avendo la Faded della Polaroid riesco a evitarlo. E Range, che non mi interessa come ora. E... no, il patto mi dà dei cuori grigi, va bene. Così sono sempre in versione War of Babylon. Oh, che culo! E ho Epic Fetus e ho preso il patto con del danno in più. Ottimo! Ho sempre quel problema al naso. Sto registrando esattamente dopo il video precedente e ogni parola mi fa vibrare in maniera estremamente fastidiosa al piano. Comunque, abbiamo evitato il Burning Basement, ma non abbiamo evitato le Flooded Caves. Ok. Devo prenderci un po' la mano, però mi sta piacendo, ora come ora. Fantastico. Ma il problema, appunto, il problema più grosso che ho sempre riscontrato con... funziona come una roccia il fungo, sì. Con Epic Fetus è che quando ti vola... Bad trip, seriamente. Ho tre cuori grigi e voi mi date bad trip. Quando ti vola addosso una... un qualcosa, qualcosa ti viene addosso, hai difficoltà a gestirlo, nel senso... Niente, Satana. Vabbè, avevo 30. HP più la cap va bene, finché non HP soltanto va bene. La cap non mi lamento, ma anche se non è questa gran cosa. Voglio trovare la stanza degli oggetti, anche se... questo dovrebbe di perdere tempo. Io sto velocizzando abbastanza. E forse potrei fare la boss rush. Ah, non lo so. Ok. No? Ci teniamo... cioè, in realtà non mi ricordo cosa faccia quel trinket. Non ci credo che ho preso danni in maniera così stupida. Sì, il problema è che ci sto tanto a sparare i colpi e non ne voglio sparare più di uno alla volta perché sono un po' difficili da gestire. Cioè, non ne posso sparare più di uno alla volta perché c'ho il market. Non è come le bombe di Dr. Fetus. Il problema è anche quando i nemici ti sono vicini, come cavolo fai a colpirli se non ti colpisci da solo? Ah, shop in cui vado. E... arrivo a 17, mi servirebbe di più. C'è un 5, 7, 12. Vabbè, il compass non mi dispiace per niente. Almeno velocizzo di più. Sì, sì, mi piace. Ho toccato senza volere trackpad dello Steam Controller, ho attivato tutto. Ok, di qua sotto devo andare. Buono, almeno velocizzo la pulizia dei piani e forse riusciamo ancora ad andare alla boss rush. Cioè, in teoria mi sarei probabilmente dovuto... no, e adesso? Ok. E vabbè, ok un cazzo perché un danno lo puoi... mi sarei dovuto accontentare forse di... di aver preso, come si chiama, l'Epic Fetus e andare direttamente alla boss rush. Però, già che sei qua, che fai? Non ci dai un'occhiata? No, non vale la pena, stiamo andando di corsa.
No, non ci credo, questo me la sono cercata. E magari se... Se levo la mappa ci vedo di più. Mi resta ancora il rosso. Ok, qui è dove finiamo la nostra esperienza di Binding Isaac. Dimmi che è un oggetto attivo, al massimo posso rirollarlo, dai dai. Sono curioso di sapere come funzioni con... Come si chiama? Con la... Oddio. Se vado sulle spine sono finito. Beh, un giorno ci ricorderemo come si chiama. Con Epic Fetus. Non sono messo bene, non sono messo per niente bene. Però devo sperare di trovare dei cuori grigi da qualche parte. O una stanza segreta. Qua! Potevo cercare la stanza segreta prima. Ecco, questa potrebbe essere la fine, devo stare attento. Te spari in diagonale, quindi devo stare allineato. Ok, monete, ma non mi interessano le monete. Devo andare giù se voglio trovare gli oggetti, sì. Poi di là probabilmente devo andarci per il boss. Dimmi che non mi arriva niente addosso. Oddio, ci sei ancora te. Bene, ti sto allineato. Ok. Ci sono più, cioè è più facile prendere danno da quando uccidi i nemici. Oh, sarà lunghissima sta stanza, palesemente. Sai che ti dico? Farò una cosa magari non tanto intelligente. Vabbè, no. Bravo. Finiamo la sta stanza, perché se poi ci dovrò ripassare, però sta tutto troppo veloce. Mi sono ucciso! Sono un cretino! Ricominciamo. Ricominciamo, ho detto. Eva. Burning Basement, logicamente. Che odio, mi odio, mi odio, ma mai tanto nella vita. Veloci, basta. Adesso è tutta velocità, non ci fermiamo più. E fu così che morì il più velocemente possibile. Possibile che io non riesca a ottenere qualcosa da troppo tempo. È vero, prendo danni stupidi e me lo merito. Cioè, finora, ad esempio, è andato male il... Mi viaggetto nelle Flooded Caves perché ho esagerato. Ho voluto esplorare di più, ho preso più danni. Quando avevo poca vita non me lo potevo permettere. Però, santo signore. Ok. Dai, dai, muori, muori. Chiave. Prima di andare a battere il boss, almeno prendiamo l'oggetto. Magari qualcosa che ci migliora un pochino. Magari un oggetto che non ci servirà a niente. O magari c'è una crossroom in cui andrò per entrare in status war Babylon. Non lo so. Mi sono mangiato tantissimo i collegamenti tra le parole, o magari prendo un danno a caso perché sono uno stupido. E questo invece è altamente probabile. Probabile. Comunque ci andiamo nella corsa, abbiamo deciso. Mi prendo sto rischio, tanto ormai o andiamo per il rischio o andiamo per niente. E noi andiamo per il rischio stavolta. Dove è finita la mia dose di fortuna? Io un tempo ero un Rotus, quello che diventava Guppy ogni partita. Ogni cazzo di partita diventavo Guppy. Adesso non riesco a trovare neanche un cuore rosso per terra quando mi serve. Logicamente la stanza dorata è dall'altra parte e Game Skid non è l'oggetto della vita, ma non fa neanche cacare, se devo essere sincero. Due chiavi mi servono. C'è un cuore rosso giù, mi sembra che possa prenderlo. Non mi sembrava isolato. Sì, però se c'è anche la Curse of the Labyrinth, ci perdiamo la giornata. Ok, va bene. E dimmi che sei una troll bomb per una volta. Non sei una troll bomb! Dimmi che sei una troll bomb per una volta. Non ci credo. Ma è una gioia quando serve, eh? Cioè, mi danno sempre il peggio ogni volta e poi quando voglio qualcosa... Ok, non potevo prendere quei cuori, quindi tutto sommato sono grato del fatto di aver trovato il... come si chiama? I due cuori grigi. Beh, il boss è andato velocemente e così diciamo addio al nostro status War of Babylon, però... Magari troviamo Satana al prossimo piano. Magari, speriamo. Cerchiamo di trovare Satana al prossimo piano. A proposito di stanze veloci. Dai, ti prego, ti prego. Ok, no, beh, dai, stiamo riuscendo a sistemare la situazione abbastanza velocemente. C'è ovviamente la Curse of the Lost, quindi non sapremo una mazza di dove siamo. Muori. Ci mancava il campione con più vita. Bomba, finalmente la prima bomba. Sarebbe servita un pelo prima, magari c'era un oggettone in quel stramaledetto scrigno da aprire con la bomba. Ed ecco le stanze dove perdiamo 6 ore. Qua avevo... Usare Game Kid qua sarebbe stata un'idea, non da poco. Quanti ragni ci sono? Però c'è l'uccello che sta facendo un bel lavoro. Il mio uccello sta facendo un gran lavoro. E l'ho detto apposta per farvelo decontestualizzare. Ah!
No, non decontestualizzate mai, che sennò poi mi trovo segnalato ogni cosa perché ho detto una frase che è stata decontestualizzata. Non credo, però. Vai a sapere di sti tempi. Grazie. L'uccello funziona bene quando ci sono tanti nemici. Perché ci si va a schiantare e poi a catena segue il nemico più vicino. Se c'è solo un nemico, sta accanto a te e non vuole schiodarsi da te, nonostante, tutto sommato. Potrebbe essere molto utile che lui facesse il suo lavoro. Con i boss di solito mi trovavo accanto. Oh, perché? Volevo far veloce, guarda. Queste stanze piene di mosche di merda. Wow, per un attimo non sono riuscito a camminare in maniera dritta. Ed è un vicolo cieco, mi state dicendo, quindi sto perdendo anche tempo inutilmente. E ho rischiato. E sì. E allora dove andiamo? Qua. Che è un altro vicolo cieco. Almeno mi venisse la fortuna incontro, ma quale fortuna? Andiamo in direzione opposta. E di nuovo vicolo cieco. Tenermi il game skill per il boss, dato che non avrò se. Ho preso danno dall'unico campione. Non ce ne sono due di campioni. Rata corrige. Ah. Sto cadendo in una conca di depressione in seguito a tutti questi fallimenti su The Binding of Isaac. Cioè, ora insomma. Non ho mai fallito così tanto su The Binding of Isaac. Non sono bravo, senza dubbio, ma non sono neanche una merdina. Però, santo signore, è possibile che io riesca a. Sicuramente c'è una dose di sfiga, sicuramente c'è una dose di demoralizzazione. Se si può dire, non credo. Qui è dove prendo un altro danno stupido, stai a vedere. No, incredibile. Ma ci è mancato poco. Guarda, a sto punto tanto in War of Babylon non ci siamo, almeno teniamoci su con la vita. Su con la vita, ecco cosa dovete tenere. Su con la vita in queste partite di Binding of Isaac, dove però conto rani su rani, stanze piene di nemici, 6 ore a svuotarle, ora. E poi, nel senso, quando faccio le daily, che per dire, ho anche la pressione della daily da dire, ok, devo fare attenzione, devo fare veloce, poi non faccio mai veloce, preferisco fare più piano, ma dire, boh, intanto sono riuscito a finirla. Culo, grazie. E le finisco. E questo. Direi, la volta che c'è andato un oggetto buono, l'ho mandato tutto a troie. Quindi forse me lo merito, è un contrappasso. Più che degno per una persona di merda come me. Però santa merda, potevano darcelo un oggettino decente. Passivo, cioè cosa abbiamo? Abbiamo un HP up per ora rispetto a cosa siamo partiti e basta. E il game skid. Va bene, il game skid. Lo concedo. E logicamente lui se ne va nell'angolo dove non posso colpirlo. E sono caduto lo stesso nel suo buco e quindi ho preso danno con Eternato. Thorn. Oh, almeno ti fa esplodere le bombe addosso perché guarda. Se ti acchiappo ti metto le mani nel sangue. Sappilo. Sappilo. Grazie. Ma il ciuccio non mi dispiace. Mi impicciolisce, mi dà un cuore grigio e aumenta la mia rate of fire. Oh, qualcosa di minimamente positivo. E comunque salutiamo logicamente il patto con Satana. Grazie a tutti i danni presi. Concentrazione. Adesso abbiamo un po' di cuori grigi. No. Ho un po' di range. Un pelo, dimmi che ho almeno un pelo di range. Sì. Problema. Ok, adesso devo passare velocemente. Scusate, sono solo di passaggio. E da qua poi a distanza. Per di più con lo campione che si rigenera, staremo 2 ore perché ha troppa più vita. E esplode. Non felice di rigenerarsi. Basta. Oh, grazie. 6 ore per eliminare 4 nemici. Voglio prendere una. Guarda, a sto punto. Cosa potrebbe essere di male? Health down, senza ombra di dubbio.
Io non parlo finché non vediamo l'oggetto che c'è nella stanza. Io cosa vi ho fatto? No, ditemelo, che cosa vi ho fatto? Ah, sarà senza dubbio nel town. Ed è un Helldown. Stanza piena di nemici che sparano a cerchio ed è più difficile da evitare. Ho preso 3 danni. Ok, colpa mia, potrei evitarli. Non sono riuscito a evitarli. Entro qua e c'è il latte. Scritto non piangere sul latte versato. Ti verso la mamma, non hai capito? Io ti verso la mamma se la piglio. Non è che questo fa l'effetto. Se questo fa l'effetto del D4 potrebbe essere tipo la mia unica speranza, Obi-Wan Kenobi. Vediamo. Rolla tutti gli oggetti sul piedistallo. Potevo usarlo prima di prendere il mio latte, santa merda. Allora, poi ditemi cos'è che sta andando nel verso giusto in questa run. Questo è proprio. Questa è colpa mia. Questa è totalmente colpa mia e non ho scuse. Ogni volta parto col morale abbastanza alto, dico sì, questa sarà la run definitiva. E poi no. Non è mai la run definitiva. Guarda adesso come muoio. Quando va tutto troppo bene, ovvero quando sto riuscendo a non morire, vuol dire che poi mi daranno il colpo finale, quando meno me l'aspetto, per farmi soffrire di più. Nel momento in cui ho cominciato a riavere speranza. Ad esempio, se mi avessi ucciso quello sarebbe stato un bel colpo, perché è spawnato che già sparava in pratica. Stavo schiantando contro una mosca. Una possibilità su 3 di trovare Satana. Se riesco a batterti senza prendere danno, il mio orgoglio subirà un'impennata non da poco. Sono gli occhi che mi preoccupano, ma non sapete quanto! E poi che gli parano tutti i colpi, santo Dio, dai, che sei morto! Sei morto, sei morto, sei morto, sei morto, sei morto, sei morto, sei morto. Oh, Satana comunque con una probabilità su 3 che capita mi piace. Non mi piace che mi mettono. Se morivo per la troll bomb. Lo sapevo! Io lo sapevo! Ah, cosa ho fatto per meritarmi tutto questo? No, volevo il cuore nero, non spawnare un nemico in più! Krampus, 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 ti odio, ti odio. Almeno ho versato il latte. Ci è mancato pochissimo. Oh. Potevo utilizzarla, tra l'altro. Basta, via, scappiamo, veloci. Stava andando troppo bene, visto? Voleva uccidermi con Krampus la partita. Perché il gioco mi odia. Capiamo, prendiamo il gioco come un'entità vivente. In questo momento mi odia. Voleva uccidermi. Anche io odio te, però sappilo. E l'ultimo. Un oggetto buono ogni tanto, dammelo. Uno. No, non te ne chiedo tanto. Uno. Me l'hai dato prima e ho buttato l'opportunità al vento. Oh, è vero, hai ragione. Però ti prego, non è che puoi essere sempre punishing nei miei confronti. Ferma tutto. Questo qui è l'oggetto che potevo sfruttare perché mi teletrasportava in ciò che non avevo ancora esplorato. Quindi se riuscissi a esplorare tutto potrei portarmi alla stanza di Mario e magari riuscirei a sfruttare.
Lo sfruttabile. Ci proviamo. Forse è meglio del GameSkid. Cioè, sicuramente come tempo di ricarica. E comunque come danno con GameSkid non facevamo granché. Bene, mi piace che ci sia una batteria. Devo trovare le stanze segrete. Devo distruggere te. E distruggere te. E distruggere te. Non devo prendere te, ma non posso. Se distruggo qua recupero vita. Se vado lì per recupero vita. Quindi devo prenderti e dire addio al mio status War of Babylon. Entro allo shop per usare una moneta. Una chiave, scusate. Monete zero, comunque, nonostante il counterfeit penny, vero che l'abbiamo appena raccolto, ma zero monete. Muori prima di... Grazie. Proviamo a battere il boss. Ecco qua la moneta che chiamavo, logicamente. Ah, Gurglings. Usiamoci Death, una speranza che faccia qualcosa. Ha fatto un bel po', sinceramente. Non pensavo. Odio. Gurglings. Speed più shot speed, vabbè. Mi piace la speed. E adesso è il momento di esplorare tutto. Per vedere se mi ricordo, se funziona esattamente come ricordo l'oggetto. Allora, la stanza può essere lì sopra. Non può essere sotto. Quindi la stanza segreta può essere qui sopra. E vediamo se effettivamente può esserlo visitando l'ultima stanza che ci manca. Direi che la boss rush ce la suoniamo. Non siamo neanche ben messi per fare la boss rush, quindi ce la suoniamo senza dubbio. Dove portarci? La prima volta la Satana. E la seconda volta... Cioè, una volta che abbiamo trovato tutte le stanze segrete, lo usiamo la prima volta e ci porta la Satana. Usciamo, prendiamo la batteria. Ci dovrebbe portare nella IM Error Room. Può essere? Mi sbaglio? Mi sa di no. Cioè, mi sa che non mi sbaglio, in teoria. Se funziona come mi ricordo. Quindi questa è un oggetto non da boss, cioè un oggetto da run lenta. E ne faremo una run lenta, a quanto pare. Sperando di non morire, anche se recentemente ho fatto run lenta e sono morto. Può essere qua, ci proviamo. Grazie. Figuriamoci se comunque mi ripagavi. Cioè, ok che lo sto facendo al fine di riuscire a utilizzare. Anche è vero che se mi mancassero più di tre stanze potrei utilizzare... Boh, vabbè. Meglio così. Non so se convenga eliminare prima questi o prima quelli alle pareti. Ok, ok, vabbè. Non so cosa convenga, ma sono riuscito a gestire la situazione. Ah, siamo così. Quanto è grande sto piano, tra l'altro? Perfetto. Perfetto, te non spari. Ok, basta che ti colpisca una volta e poi non spari più, quindi mi va bene così. E non ci arrivo lì. Sì, a quanto pare i campioni verdi altri grid. Spawnano altri nemici, perché quando l'ho ucciso aveva spawnato un altro piccolo... Cioè, un'altra piccola di quelle pustole a torretta, o torretta a forma di pustola, più senso. Quindi così, guarda, quante cose che si scoprono. Non so se c'era già in Rebirth, non me lo ricordo. Le bombe mi servono per trovare la seconda stanza segreta. Ah, a proposito di torrette, no? Ok. Ma si facessero male da soli una volta? Dai. Ok. Sta andando incredibilmente bene. Cioè, sto riuscendo a non prendere danni. Forse vivendo nell'ottica in cui non sto tanto a pensare dietro alla boss rush, anche se... Cioè, in realtà uno dovrebbe allenarsi tanto e capire, ok, per riuscire a fare una partita decente allo stesso tempo, riuscire ad accaparrarmi ciò che mi serve per arrivare alla boss rush, devo fare così. Io non ci riuscirò mai a capirlo, però dovrei provarci. Può essere lì la seconda stanza segreta, ma adesso è vicino al boss. Vediamo un attimo com'era il boss. Prendi i counterfeit penny. E finiamo di esplorare, soprattutto. Ah, c'è anche la curse room. Stupido, stupido. Tanto stupido. Cioè, prendere danni dalle mosche è molto stupido. Mi ero distratto, mi ero concentrato a guardare i nemici qua sopra e non ho visto che ho circondato da mosche. Mezzo cuore è buono, però, molto buono. Cioè, non è molto buono, però, per l'ottica... Per come siamo messi, sì. Non mi piace il setup di Eva e devo andare anche nella curse room, se no... Un forget me now. Che odio. Che odio, che odio, che odio. Vediamo un pochino cosa riusciamo a fare. Andiamo a vedere un po', allora... Da quanto era quel cuore qua? Allora, facciamo così. Anche se non spreco una bomba e devo trovare una stanza segreta, facciamo un attimo così. Che magari troviamo altre bombe? No. Troviamo il cuore, quindi andiamo nella curse room. E mi va bene. Se non prendiamo altri danni nella curse room, che è probabile a quanto pare. Ok.
E Troll Bomb. Usciamo, andiamo a riprendere vita. Ok, sì, che notte terribile per avere una maledizione. No, non sei te, ma sei. Cioè, in realtà, il coso, il. Come si chiama? Forget Me Now non sarebbe male, perché mi permetterebbe di ripetere il piano e ottenere degli oggetti in più. Però il fatto è che, ora come ora, mi piace l'oggetto che ho. Va bene, esploro tutto e ne traggo il massimo, che è tanto il massimo, vuol dire andare in tanti bei posti, come appunto nella IAM Error Room. Potrebbe essere qua. Che culo. Ok, quindi adesso. Satana, giusto? Sì! Il fatto è che voglio un cuore grigio e non ho i soldi, però va bene. Vabbè, però poi io tengo un cuore rosso in più. E usciamo da qua. E c'era mica un cuore grigio qua? No. A sto punto, se lo riutilizzo, dovrei portarmi la IAM Error. Oh, sì. Anche se non è che fosse sta grande IAM Error, però un oggettino in più. E quindi scendiamo giù con due cuori rossi, ma io voglio tanti cuori grigi. Cioè, Eva è fatta per avere tanti cuori grigi e pochi cuori rossi. Io non ho trovato un cuore grigio, manco a pagarlo, perlomeno se l'ho trovato è finito male. Quindi a sto punto, in teoria, possiamo fregarcene abbastanza dell'idea di dire: ok, devo stare attento a non perdere. Qui prendo danni. Basta che non ci muoia, ma qui prendo danni, lo so. L'idea di non prendere danno da cuori rossi, dato che in un modo o nell'altro da Satana forse riusciamo a capitarci, grazie al fantastico teletrasporto dorato. Mi piace l'idea. Non mi piace il fatto che. Però c'ho Buzz Baby. Cioè ho poche bombe. E quindi sarà difficile trovare le stanze segrete. No. Qua com'è che si fa a farlo? Non l'ho mai capito qua. E qua? Ah, qua lo so io. No? Non ho mai capito come funziona sta stanza. Ce l'ho fatta comunque. non mi piace questa stanza. Ah, gli ho distrutto proprio le rocce, guarda caso. Okay. Ah, mi ricarica l'oggetto. Interessante. Pensavo che lasciasse delle batterie. Invece ricarica l'oggetto. Forse lascia anche delle batterie. Non è che non lo faccia. Ce n'è ancora uno da qualche parte. Ah, è che è sotto, bastardo. Il problema è che adesso vorrei tenermi le bombe. Non usarle lì, ma tenermele per, appunto, le stanze. Oh, che palle, perché non l'avevo già vista, sta stanza. Lo Burnt Penny mi piace un sacco, lo prenderò. Perché, no! Vola via, vola via, vola via, vola via, vola via, vola via. Ok. Merda, non dobbiamo morire adesso, non dobbiamo morire adesso, non dobbiamo morire adesso. Dimmi che non ce ne sono dietro, ce n'è uno dietro e c'è uno davanti. Eri l'ultimo. È un full health. È una KP up. Al fine della sopravvivenza. Ci suoniamo War of Babylon, però. Pensavo. Mi dispiace sprecare le cariche del teletrasportatore. Il fatto è che se utilizzarlo adesso mi teletrasporta in posti normali. Però è anche vero che posso utilizzarlo una volta in interstanze, se no distanze da fare. In teoria comunque mi teletrasporta sempre in posti non visitati. Ah, c'è lo shop ancora da aprire. E non ho chiavi, quindi mi interessa. Tra l'altro mi interessa andare allo shop. Quindi. Eccoli lì. Non lo so. Dobbiamo fare qualcosa per il danno. 389 basso, se pensiamo che abbiamo preso anche Pentagram. Sono andato sul creep, seriamente. Sono un genio. Vabbè, almeno aumenta la rate of fire, vediamo così. Questo è un danno del cazzo. Io adesso digrignerò così forti i denti da spezzarmeli, lo so. Io dovevo andarmi a far vedere dallo psichiatra, psicologo, quello che volete, per riuscire. A sorpassare tutti questi traumi. Che merda di stanza! Non lo so. Non so se sono io che ormai mi trovo non più a mio. Oh, meno male che ho preso quello che ho preso. Non mi trovo più a mio agio a combattere
combattere contro certi tipi di stanze, oppure se perché sono stanze nuove e non... non ho mai avuto l'occasione, non volevo andare allo shop prima. Vabbè, intanto tutto aperto. Andiamo allo shop. Dimmi che è pieno di cuori grigi, oggetti potentissimi. E c'è grid. Oh no, no, perché l'ho detto? Mi porto sfiga. Mi porto sfiga. Come con l'Eldown. Ho detto, dai, ci sarà grid. No, vabbè, no, figurati se c'è grid. C'è grid. In uno shop sono stato fino a... Ok, sono io che sto prendendo danni stupidi. Non è colpa del gioco, sono io che prendo danni stupidi. Oh, finalmente abbiamo le bombe che ci servono. Però abbiamo trovato un setup buono, dobbiamo utilizzarlo bene. Allora, c'è un cuore rosso a quanto pare qui in giro. Figuriamoci se ci restituiva un cuore grigio, ma figuriamoci. Esplorato abbiamo esplorato. Sarebbe di interesse trovare forse dove è la stanza segreta. Ci sono tante possibilità, secondo me. Non ci credo che ho avuto così culo. E una batteria. Vabbè, che ci servirà dopo, va bene. Altre monete, ma logicamente c'è la grida, logicamente l'ho mancata. E ok. Dobbiamo esplorare tutto e questo non è particolarmente utile. Però riuscirà a trovare sempre la stanza di Mirror. E spatto con Satana. Mi va bene. Stiamoci anche un'ora, anche se questa partita sarà già troppo lunga. Ma va bene così. Va benissimo, andiamo avanti così, ci stiamo 6 ore, battiamo chiunque ci pare. No, non lo so, però magari sì. Ah, danno stupido. Il fatto è che principalmente tutto ciò che mi viene segnato come mancato sono The Ash, Curse, Rush, Boss Rush e Mega Satana. Quindi non so in effetti quanto noi si possa riuscire a battere Mega Satana. Boh, si vedrà. So neanche. Sì, forse anche con la teleportation si riesce ad arrivare da Mega Satana. O alla YMR Room e a usare all'infinito la chest o la Dark Room e a rompere il gioco. Soprattutto con la chest. Ok. Devo avere vita massima per entrare lì, logicamente non ho vita massima, non ho chiavi. E la cosa mi fa girare un po' le scatole. Già con monete, un pochino le investo. Mi birth got cancelled. Battuta che è un running joke durante le live di... durante live gli episodi di Northern Lion di Isaac, quello originale. E dicevano, ma no, beh, tanto... perché non si sapeva mai quando, cavolo, dovesse uscire Rebirth. Cioè, no, vabbè, ma Rebirth è cancellato. Scherzando, ci dicevano, immaginate se adesso davvero lo cancellano e sarà tutta colpa nostra. Cioè, nel senso, avremo una parte di responsabilità enorme. Non voglio spenderci altro, quindi ti faccio esplodere. E figurati se mi davi un cuore. Potrei tenere il Charizard per i cuori, ma mi va bene in realtà Burnt Penny. Trovo monete, trovo... bombe. Quindi ci manca la seconda stanza segreta, il boss. E ho 10 bombe, quindi andiamo lì in speranza di trovare ancora il grigio. 2! Oh, finalmente paghi un po', finalmente. Una volta nella vita mi dai una gioia. E... non mi piace il fatto che siate campioni così tanto arrabbiati. Ci mancava... ci mancavano i ragni. Ogni volta che si diventa una polpetta, spona ragni. Eldown! No, Power P. Vabbè. Eldown l'avevamo già trovata, non poteva essere. Ci manca due Eldown perché il gioco ha deciso di rompersi con me. Oh, magari... cioè, ricordiamoci, non Eldown, non Eldtap, quando si rimane senza vita. Ok, siamo già due batterie, quindi dovremmo essere abbastanza tranquilli. Possiamo cercare sia... come si chiama? Sia la stanza, seconda stanza segreta, sia Satana con la batteria. Perché una ce l'ho carica. E quindi con una ci vado da Satana. Con il secondo ci vado da... grazie per la troll bomba. Ci vado nella... dove che vado, mannaggia. Una seconda stanza segreta, quindi seconda stanza segreta, Satana. Yay. E col terzo vado nella... I am error. Cosa mi ha fatto danno? Secondo me non sono mica reso conto. Quindi finiamo di esplorare. Ah, già che ho tutta la vita dovrò anche andare nella champion room. Nella... sì, nella champion room. Nella boss... nella stanza della sfida. Dai, ci siamo intesi. Vabbè, ci andiamo dopo. Può esserci una stanza segreta qua? Qua, tipo. Sei qua. Mi farebbe molto piacere. Sei qua anche. E sei qua pure.
Sì, era lì, quindi ho speso. Lì non poteva essere lì. Quindi c'è una stanza segreta trovata. Ti faccio esplodere perché non voglio spenderci monete. Dato che non mi dai quei grigi come ricompensa, perché sei stronzo. Bad guess. Meglio così. Devo smettere di usare pillole. Non ne vale più tanto la pena. Forse dovrebbero aumentare un pochino la possibilità che dia delle cose buone la pillola. Perché davvero, recentemente mi sta solo spezzando le gambe prendere pillole. Cioè, raramente, a parte le volte che dici sì, non ci credo, ho trovato questa pillola, che magari è Balls of Steel, e poi ne trovi 15. Batteria non finire, quindi sì, ci avanzano, in effetti. Avessimo trovato lo shop con Sackboy, quello in cui spawniamo più sacchetti e quindi troviamo troppe più batterie, sostanzialmente. Sì, però non ti sto facendo un cazzo, amico mio. Quindi immagino che se usassi il teletrasporto mi porterebbe prima di tutto alla Challenge Room. Poi da Satana per IMR, direi di sì. Va bene così, mi va bene. Sono cotto, i miei occhi si stanno incrociando, non riesco più a seguire, non riesco più a fare un commentario decente, ma non mi importa. Noi questa volta con Eva dobbiamo vincere. Abbiamo la nostra unica possibilità, quella di poter sfruttare il fatto di poter trovare Satana sempre. E IMR sempre. Sono debole, comunque non faccio una mazza di danno. 3,89, davvero poco. Ok, 6 ore per battere Ghish, per intenderci. E Satana ce lo dà, non ci credo. Non ci credo che ce l'abbia dato. No, volevo levare la mappa. Prendi Multidimensional Baby. Mezzo cuore rosso. E allora facciamo così. E andiamo nella stanza, infatti, della sfida. E non mi frega niente, quindi usciamo. C'è la stanza segreta qua. Dove dovrebbe esserci, invece, la batteria. E andiamo all'IMR. Yes, con il peggior oggetto della vita, logicamente. Posso farti saltare in aria, solo per curiosità? Sì. E niente, un HP up e te ti lascio decisamente qua. Mero, capiti così poco che pensavo fossi la stanza della vita, invece. Non ripaghi in maniera molto conveniente. Vabbè, adesso abbiamo un po' di vita e sono un pochino più tranquillo. Non mi piace che abbiamo tanti cuori rossi, ma me ne frego, andrà bene così. Me lo faccio andare bene, più che altro. Ah, quante batterie che ci sono lì, peccato ci siano le spine. Io non voli. Potessi trovare un oggetto del volo, diciamo. Soprattutto, qua è importante entrare da mamma. Qua è un casino. Sarebbe importante riuscire a trovare una batteria da mamma. Perché se non trovo Satana, cosa piuttosto probabile, data la bassa probabilità che ha adesso di trovare Satana, vuol dire che devo. No. Che utilizzo teletrasporto. Mi teletrasporta da Satana, poi esco da Satana e sono di nuovo. Ah, quindi devo trovarmi anche una carta che mi teletrasporti via. Questa è una possibilità. Solo per il fatto che da mamma non si può uscire, questo è il problema. Dai. E Trollbomb, grazie. Perché? Chiavi non ne ho. Continuo a non avere chiavi, seriamente. Questo potrebbe essere un problema. Oh no. E vabbè, un danno devo prenderlo. E però fatemi uscire, se no mi incazzo. Due batterie. Lo uso a caso una volta. Ok. E ce le teniamo lì. Multidimensional Baby è straforte se si riesce a star fermi in un punto. Sì, però ho perso tutti quei grigi grazie alla mia stupidità. Non mi sto concentrando abbastanza, probabilmente, ed è solo colpa mia. Solo che è anche un po' demoralizzante ogni volta dire sì, dai, ci siamo quasi, ma quasi non è abbastanza. Vi odio, ma vi odio come non ho mai odiato un nemico in tutta la mia vita. No, non è vero, ci sono nemici che odio di più, ma voi state facendo davvero del vostro meglio per entrare in quella categoria. Ah, sta stanza per di più mi incastro sempre. Non voglio entrare lì perché non ci sono cuori rossi, ho perso tutti i cuori grigi. Ah, shop, dammi una gioia almeno te, shop. C'è quello che scompare tra gli zombie, tra l'altro, quindi
Chissà dove lo starò colpendo. Davanti, dietro, immagino dietro, seguendo il suo movimento. Il fatto è come faccio. Dai, come si fa a fare. Oh, che culo. Non ho chiavi? Ho trovato il bosco e mamma, quindi non ci andiamo. Sarà l'ultima cosa che faremo, andare da mamma. Continuo. Perché non ho chiavi? Perché ho sta sfiga maledetta? Dov'è lo shop? Ah, è lì sotto, ma non avevo chiavi, ok. Adesso ho ripercorso tutta la mia sequenza. Dico, beh, se non ho chiavi posso comprare nello shop. Poi guardo e dico, aspetta, lo shop richiede una chiave. Ed è per questo che non. Cioè, mi sono lamentato il fatto di non avere chiavi perché non potevo entrare allo shop. Se ci fosse una stanza segreta qua, così. Sì, così entro nella crossroom senza. Vabbè, però ho rotto il cazzo. Me ne sto qua. Col mio multidimensional baby. Niente, scherzavo. No, ma spawna lì due nemici. Non hai fatto un cazzo per mezz'ora mentre facevo l'idiota. Adesso ho deciso. Ah sì, dai, guarda. Adesso che ha deciso di combattere, gli spawno 15 crit. Soldi ne ho. Se allo shop come minimo non ci sono. Non c'è restock, non sono felice. Un altro oggetto che capita piuttosto. Oh, la chiave che volevo. Che capita piuttosto raramente, secondo me, anche money equals power. Non l'ho più trovato. Ok, sei morto. Troll bomb e ragni. Pensate se avessi preso la coraggiosa decisione di dire: ma sì, spendo. Ci lascio della vita, ma entro nel. Nella curse room, magari mi ripaga. Ok. Prendo tutti e due. Gioco un po' di famiglie. E la chiave, quello che devo prendere. Bombe ne ho, pillole non mi fido. E quindi doniamo più o meno tutto, se riusciamo. Dove sei qua? Non riuscire a incastrarmi dietro, vabbè. Non ci credo, sto upgrade a livello 4, dopo anni. A 600 monete donate. Hanno anni che mi menavate per sbloccare roba. E finalmente, visto? Aumenta la luck donare, tra l'altro. Che strano, non lo sapevo. E, finiamo ad esplorare, perché. Per forza, se vogliamo usare la nostra tattichina. Da 4 soldi, più che altro ho bisogno di sopravvivere in qualche maniera. Non so se ce la farò. Vai. Cioè, posso seriamente morire adesso. Però c'è ancora il rosso laggiù. Laggiù. Un po' più giù, qua. Il problema di I am Error. No, è che devo trovare appunto quella carta che sto cercando, qualcosa che mi teletrasporti fuori. Oltre al mio teletrasportatore, perché il mio teletrasportatore mi porta. Come si dice? Grazie per la troll bomba. Com'è che non sei morto? Ti uccido io allora. Mi teletrasporta da Satana, e quindi quando riesco sono di nuovo da mamma, e quindi mi attacco. Satana non lo trovo sicuramente perché ho 14% di possibilità di trovarlo. Vai multidimensional baby. Allineati però te. Infatti, piuttosto va sulle spine. Però voi mi venite addosso, quindi. Quindi un cazzo. Sì! Ok. Ti prego, fai che sia un oggetto Arlecchin baby. Guarda, io 15 bombe, ti rirò la vita, tipo. Bombe con altre bombe? No, potrebbe essere la fine. Infestation 2 mi piace. Mi piace. Quando ammazzo un nemico dove. Oh no, ci mancava la mano di mamma. Che sarà anche quella che lascia tutte le cose frastagliate per terra. No. Le mani di mamma. Cioè, quindi tre mani e tre torrette. Non ho distrutto né una. Niente di nessun tipo, tra l'altro. I ragni si schiantano contro le torrette chiuse. No, ha colpito quella aperta. Vabbè, continuiamo a esplorare. Non abbiamo la nostra carta magica, quindi forse ci sogniamo I am Error e la cosa non mi piace. Ma soprattutto non abbiamo neanche tutta questa vita che possiamo dire, ma sì, mamma la battiamo in un soffio. E anche questa cosa non mi piace. Ah, e ho dimenticato la stanza giù, però posso fare così e mi teletrasporta. Da mamma? Oh, sì, però no. Merda, merda, perché mi avete trasportato mamma? C'è ancora la boss challenge room. Che non avevo esplorato. Quanto poi la boss challenge room è una priorità successiva. E anche la seconda stanza segreta. Ah, ho fottuto tutto. E tra l'altro sto per morire.
Non ci credo. Benedizione divina dal cielo. Battery baby, lasciami la batteria a caso, ti prego adesso, un momento. Non ti chiami... Oh, sì! Sei una benedizione, figliolo. Beh, buono. Hai risolto il problema. Dark room? Non so cosa ti manchi. In teoria... Sì, dark room. Tanto non ci arriviamo, però dark room. Almeno siamo fuori e non c'è più possibilità di venire teletrasportati nella stanza di mamma, essendoci già stati. Quindi possiamo, tra l'altro, entrare qua. Ah, e lo farei anche. Gapispo! Gapispo! È un sogno che diventa realtà. Allora, è pieno di ragni. Se si schiantassero contro di lui... Oh, magari potrò stare fermo e far fare qualcosa a multidimensional baby anche. Quindi, ti uso due volte. Mi riprendo questo. C'ho delle batterie in giro, lo so. Sì. E cosa mi manca? La seconda stanza segreta, va bene. Che mi ci porta. E... Ah, queste batterie che non posso prendere. C'era però questa batteria che posso prendere. Sono due. Yes. Tutto calcolato. Satana. Ah, quindi adesso mi mettono in difficoltà. Perché non mi sono... Ah, che stupido, non ho pensato che devo tenermelo in cuore. C'è Strength, tipo. The Devil. Temperance, no. Mi interessano tutte e due, il fatto è che... Buttarete qua... Ah, fanculo. Sì, teniamoci The Devil. Però ferma tutto, mi manca la... No, secondo stanza segreta ci sono già stato, quindi questa è Game Error. Dimmi che sei... Sì! Con i boss. Ok, la Sacrifical Dagger ha fatto il suo bel lavoro. Wafer mi piace un sacco, anche dato il fatto che sto prendendo tutti sti danni. E... speravo in qualcosa di più, se devo essere sincero. Però va bene. Cioè, Wafer va bene. Va più che bene. È un oggetto in più e va bene così. Ragni non mi va bene. Monete, monete. E Trollbomb. Ok. Non sapevo che con il Bank Penny potessi spawnare anche Trollbomb. Quindi ci siamo, andiamo giù. Boh. Non so come proseguire adesso. Converrà sempre continuare a esplorare tutto? Forse sì, forse no. Vediamo. No, forse conviene più che altro... Beh, vediamo innanzitutto come proseguiamo. Se riusciamo a proseguire e notiamo che facciamo tanto danno ai nemici... gioco 14, bombe le uso. Non prendiamo tanti danni... Si potrebbe anche dire, ma sì, mi faccio tutto il piano, tutta la stessa tecnica di prima. Però, ora come ora, forse... No, vabbè, facciamo così, va bene. Che sto pensando, conviene forse utilizzarlo, una speranza di teletrasportarsi vicino al boss. Però effettivamente pensavo che facendo così poi magari non ho le cariche. Qui già ho una carica, però magari poi non ho le cariche. Come avete visto erano quasi contate prima. E non ho mai usato il... Come si chiama? Il... Non mi viene il nome. Wii, ferma. Ok. E l'oggetto, non l'ho mai usato. Wrath, va bene. Finché ti fa esplodere. E levi un po' di sassi che intralciano la mia visuale. E finché mi fai trovare anche altri quadrigi in più rompendo le rocce tinte che mai sarei riuscito a notare. Questa partita durerà logicamente quell'oretta e mezza, dato che prima abbiamo andato a Bagash una partita già avviata abbastanza lunga. Odio gli occhi, riescono sempre a colpirmi in una maniera o nell'altra. Infestation ci sta dando una grossa mano, eh. Diamo a Cesare quel che è di Cesare, ovvero Infestation, il merito. Il riconoscimento, di dire. Ci stai dando una grossa mano. Io devo fare qualcosa per Sonaso perché non mi può più durare in questa maniera. Ho trovato il boss e lo andremo a battere. Però non sono praticamente entusiasta perché ho voluto esplorare di più. Ma poi, cioè, perché poi tanto devo esplorare di più, va bene così, non c'è problema. Forse conveniva usare la Sacrifical Dagger, già che c'era. Già che era lì fermo, intendo dire. Dimenticavo che facessi queste cose. È un oggetto attivo, quindi non mi interessa. Satana ha già trovato... Oh! No, you didn't. Brimstone. Ma si allarga? È certo che si allarga. Che geniale, genialata. Aspetta, perché non vorrei che sia... Sì, in fondo si allarga perché abbiamo il... come si chiama? Il Lamp of Coal? Abbiamo Lamp of Coal? Sì. Sarebbe geniale. Secondo me è così. Va bene. Cioè, è stata una mossa un po' pericolosa perché abbiamo diminuito un sacco la nostra vita.
Però è Brimstone, ragazzi. Cioè. Mi piace Brimstone. Guardate un po'. E ho spawnato i ranni che fanno il resto. Più o meno. Quindi Satan ha già fatto. Quindi vuol dire che senza dubbio abbiamo una batteria lì e mi piace. Comunque se... C'è la caccarosa che è spawnata sotto il qua. Beh, recuperiamo. Allineatevi. Gracias! Cosa mi ha colpito? Perché è un periodo che non riesco a capire cosa mi abbia colpito. È vero che non guardavo il mio personaggio, quindi probabilmente è qualcosa che non ho visto. Però santo, se... santo cielo. Vabbè, ciao. È stato bello entrare nella stanza solo per poi andarmene via. Se scoppi... Siamo attenti, perché stiamo rischiando un po' troppo. Range up. Oh, utile range up poi con Brimstone. Se scopriamo che... la Dark Room è l'unica cosa già fatta con Eva. Non avete idea di quanto potrei scazzarmi. Ma non avete idea. Ma va bene così. C'è spazio anche per il perdono nel mio cuore. Perdono per me stesso. Perché chi debbo perdonare? Bella. Ok, calma. Questa mi ha girato un po' le... Meno male che ho preso wafer. Sei già morto, senza. Così a caso. Che culo! Me lo sentivo. Oh sì, oh sì, oh sì, oh sì, oh sì. Ci voleva che cazzate. Te dimmi che sei un boss of steel. Infatti, vabbè. Dico, ormai cose negative le ho già incontrate tutte, tipo. Sicuramente ho incontrato... Ah, mi mancava forse il... Come si chiama? Il... Bad Trip. Ho incontrato l'Eldown, ma non il Bad Trip. Mi sembra. O, cioè, non mi ricordo se è in quella prima o in questa. Che ho incontrato il Bad Trip. Bombe ne ho. Devo finire di esplorare il piano, trovare la seconda stanza segreta. In realtà posso anche non trovarla, nel senso che con tutte le batterie che ci sono in giro mi ci teletrasporta. Ho finito, sì. Seconda stanza segreta. No, direttamente in error. Quindi non è inclusa la seconda stanza segreta. Ok. Oh, grazie, con comodo. The stars. Sì, vabbè, non è che mi abbia dato niente, perché ha dito un oggettino, però non ci lamentiamo. Ma più che altro non mi porta... Ah no, questa è la seconda stanza segreta. Dimenticavo che ci sono anche queste stanze segrete. Quindi adesso esco. Come ho fatto a non prendere danno? Ci ho palesemente camminato sopra. E adesso siamo nella IM Error. Con il peggior oggetto che potessi trovare, logicamente. Un oggetto attivo e anche dei peggiori. A Steam Sale, meglio tardi che mai, no? Va bene, prossimo piano, siamo a WOM 2. Voi non sapete cosa voglia dire avere un prurito intenso. Cioè, ditemelo, magari anche voi avete messo i problemi, ma un prurito di naso così intenso poche volte nella vita l'ho provato. E logicamente quando registro, quando devo fare cose sensibili. Beh, meglio così piuttosto che dire... Vabbè, non registrerei se stessi starnutendo nervosamente. Però... fastidio inimmaginabile. Oh. Sono riuscito a beccarlo in quel attimo in cui non è ancora invincibile. Ok. Ti distruggo solo perché posso. E perché mi dai un cuore nero, magari. Non me lo aspettavo, ma va bene. Ah, questo vuol dire avere il Brimstone. Te sei un boss of steel, no, sei un boss of key. Quindi adesso ho 28 chiavi e 7 bombe. Non mi piace tanto. Però in teoria basta trovare delle monete. E dovrei sistemarmi. Come si è messo? Mi ha lasciato una chiave. Che è l'ultima cosa che mi serviva in questo momento. Ah, Brimstone. Io ringrazio il momento in cui t'ho trovato. Insieme a tutti i damage up che ho trovato, e il fatto che ho infested e che ho... come si chiama? Questo è un pin, eh? Sì, tanti pin. Wow! Come si chiama? Che ho il damage up, grazie. Head of the Keeper, quindi altre monete, quindi recupero le bombe. Mi piace. Oh, non mi ricordo cosa volessi dire. Qualcosa che mi aumenta il danno a parte... War of Babylon? Vabbè. Va bene così. Lamp of Coal. Ecco, mi è venuto in mente. Queste scorreggioni mentali.
che diciamo scoregge mentali perché ci piace il termine americano, inglese, che è brain fart. Però in effetti, cioè, scoregge mentali suona male, cioè l'immagine è estremamente divertente. Però brain fart è proprio scoreggio del cervello, mi fa morire da ridere l'idea. Dimmi che c'è una stanza segreta qua accanto. No. Vabbè, oh sì, potrebbe essere ne valsa la pena. Logicamente l'avevo messo un po' storto. Vabbè, già ho recuperato quello che ho speso in ingresso e ci ho guadagnato mezzo e ce ne ho guadagnati due. No, perché mezzo? Ce ne ho guadagnati due, non mezzo. Quindi, cioè, non ce ne ho guadagnato mezzo, ce ne ho guadagnato uno, quindi due. Mi dicevo, ah, com'è possibile che si sia trovato Satana? Stupido, ho la testa del capretto, quindi è logico che ho trovato Satana prima. Che abbia trovato Satana prima. Ok, voi non siete distruttibili. Ragni, fate voi tutto quello che dovete fare. Ho anche una rate of fire decisamente alta, quindi carico il brimstone in poco tempo. E mi piace. Abbiamo Cricket Zed, che aumenta il danno. Ok, questa è una run dove forse, nel momento in cui lo dico, muore una fata e logicamente il mio angelo custode che dice sì, questa volta ti permetto di vincere questa partita, muore. Perché nel momento in cui dico dai, questa non possiamo perdere. Che non lo dico mai, notate, però dico beh, però forse stavolta dovremmo andare abbastanza tranquilli. Nel momento in cui lo dico, è finita. Inizia la disfatta totale. Danni a caso. Capiterà che i miei ranni si rivolgeranno contro di me, sicuramente. Anche se non è scriptato, non è possibile dal codice del gioco. Capiterà. Deve capitare. Mi ho esplorato tutto. Ah, ci mancano le stanze segrete, in teoria. E non è tanto in teoria, ma nel senso, sono abbastanza importanti. Scusate per l'overlay della mappa aperta, ma la tengo un attimo nella fase di ricerca delle stanze segrete. Non ho neanche tutte queste bombe. Però in teoria, scusate un attimo. Ci sono due batterie in giro e posso usarle. Ho preso danno, sono stato un cretino. E Satana lo trovo. La carica ce l'ho carica. Quindi Satana innanzitutto. Move the Void mi piace un sacco. Mi piace anche un sacco cominciare a volare. Il problema è che non ho abbastanza cuori. Facciamo Move the Void. Ah, e imparo a volare. Quindi ciao. Ciaone. Quindi questa. E andiamo in una seconda stanza segreta. Che mi dà? Ansuz, che me lo porto dietro. Algiz, che mi piace tanto. Berkano, che usiamo adesso. Agalaz Destruction. Evaz Passage. Vision mi interessa, però non so così tanto. Algiz è quello che mi interessa di più, probabilmente. Quindi Algiz, lasciamoli quello. Sì. La batteria è qua accanto. No, che stupido. Allora. No, vabbè, ce ne sono due di batteria, giusto? Sì. Allora, usiamo questa e andiamo nella stanza segreta. Giusto. Range up. Come se servisse. Bombs are key, così io tengo quello che mi interessa. A sto punto, dato che abbiamo più bombe che altro, facciamo così e andiamoci a prendere l'altra batteria. Fortuna che ogni volta la stanza segreta è accanto a quella con la batteria. E I am error. Ferma tutto, perché posso andare solo su da IAM Error? Da quando? Oh shit! No, 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 dammi una batteria, a caso, dammi una batteria. No! Perché? Perché mi puoi portare solo su? Che senso ha? Da quando? Io volevo andare giù, volevo andare. Dai, non puoi farmi questo, non po cioè posso battere solo Isaac, non posso andare oltre. Per una volta che ho una run buona devi fottermi tutto. Io ti odio. Tu non sei il mio vero padre. Questa è la più grande beffa che potevate farmi. Logicamente, ve l'ho detto. Il gioco fa in maniera tale di farmi trovare. Lo sapevo che a Balls of Steel non rimangono altri. Fa in maniera tale di dirti: no, vabbè, adesso sta andando piuttosto bene. Stai andando bene, dai, stai salendo, eh? E poi ti dà la mazzata finale perché ti odia. Non sblocchiamo una mazza. Lo sapevo io che il mondo mi odia. Beh, però magari. No, un cazzo. Però magari se con la IAM Error. No, mi sa che mi ritroverei a loopare all'infinito la cattedrale. Se vabbè, ci proviamo a sto punto. Non abbiamo niente da perdere.
Peggio di così non può andare, direi. A meno che io riesca anche a perdere senza battere Isaac, ma la vedo dura, durissima. Però ormai non so più cosa aspettarmi, quindi. Una volta che ero diventato forte. Per una stracazzo di volte che ero diventato forte, potevo battere tutto. E l'unica cosa che mi interessa. Ho detto, beh, facciamo Dark Room nell'ottica di dire, credo mi manchi quello, forse la chest l'ho già fatta con Eva, almeno ci sono più probabilità di uscirci, però anche dovessimo andare dall'altra parte. No, invece non c'è neanche la possibilità di andare dall'altra parte. Che odio. Che odio. L'unica partita buona è quella che non vale un cazzo perché è persa in pratica, cioè è persa nel senso è sprecata. L'odio che provo, voi non avete idea. L'amarezza. Vabbè, sì, spostami anche le bombe. Sarà qua. Arriva lì. Magari c'è una Polaroid a caso. Sta a vedere che adesso come beffa trovo Cricket Set qua dentro. Cosa mi ha fatto? Hanno sparato un fuoco. Niente Cricket Set. Ha voluto avere pietà di me il gioco. Ah, ce l'ho già Cricket Set, chiedo scusa. Non poteva sfottermi così, però l'avrebbe fatto, secondo me. Come dire, ti faccio diventare ancora più potente. Peccato che non ti serve a niente, dato che sei già andato sbagliato. Infame. Non so perché non sto usando Ansuz, già che l'ho portato qua per questo. Sconosciute, sconosciute. Allora ci deve essere un bad trip qua in mezzo. No, are you a wizard? Are you a wizard? Yes, man, I'm a wizard. Ah, riportami da Satana. Devo smettere di continuare a sparare. Giusto così, per fare, per accumulare, per far vedere il potenziale che ha questa run. Che è persa per sempre. Non so neanche perché l'ho aperto. Vabbè, perché sono forte a sto punto, non me ne frega più niente. Probabilmente per questo. Però, maledizione, mannaggia al cazzo, perché. Mi pesa tantissimo sta cosa, perché io voglio vedere i risultati, dire vabbè vado avanti con la serie, ma andare avanti con la serie vuol dire ottenere dei risultati. Per una volta che mi viene data l'opportunità di ottenere dei risultati, tutto bagage. Perché io ho la minchia di negativo, non andiamo a battere il boss. E poi ci teletrasportiamo via. Morale a terra, tipo calpestato da elefanti. Bravo, statene lontano, che ti faccio più danno. Ok, sto per dire scusa e io come me ne vado da qua? È ricomparso il raggio. Quindi, prendo di te il child, a parte che non mi serve a niente. Mi fai fare la cattedrale, sicuramente. Se mi porti alla chest, sei benedetto. Mi ha portato alla chest! Un po' di cu. E ho la. Ho la left hand. Sono un coglione. Vabbè, tanto va bene così. Va bene così anche solo la left hand. Ti voglio bene lo stesso. Però adesso lasciala. Che si fa così. Adesso voglio gli angeli. Per battere almeno Mega Satan. Almeno avere questa soddisfazione. I am error mi ha salvato. Wall of Tar, oggetto potente, utile. Ci fosse una Sacrifice Room, il problema è che non so se mi basta la vita e se poi evito di prendere danni magari. No, c'è di buono che ho il Wafer, quindi prendo metà danni. Kidney Bean te lo puoi tenere. Te lo puoi tenere, ho detto. Grazie. E poi scopriamo se effettivamente avevo già fatto Blue Baby con Eva. Ditemi di no, almeno questa soddisfazione. Le probabilità di riuscire in qualche maniera a trovare gli angeli sono basse, non credo ci siano. O forse sì, boh. Non so se ci sono stanze di sacrificio alla chest. Spero di sì, ma non lo so. Niente. Cioè, non mi carica Move the Void in tempo? No, non so come funziona Move the Void, probabilmente. È più facile che sia questo, ragionamento. Pensavo si caricasse, mollasse e spara. Possibile, o forse c'è qualche altro parametro. Boh.
No, forse bisogna semplicemente caricare di più, scopriamolo. No, bisogna caricare di più. Quindi è più veloce la carica del mio Brimstone che di Mode Void. Non ci credo di essere riuscito ad arrivare fin qua, comunque. Questa... Però... Aspetta, il gioco ci sta venendo incontro, quindi ci deve essere una maniera per buttarci giù. Ci deve essere. Sta andando tutto troppo liscio. C'è qualcosa che non va. Ne metto ovunque le bombe a sto punto. Ok, la stanza lunga, tipo se un nemico si trovava in fondo, prendeva non so quanti danni a causa del Lamp of Coal. Infested. Apriamo qua. Qua magari c'è una stanza segreta. Qua. Vabbè, ci ho provato. Non ho esplorato tanto del piano, tutto sommato. Io lì ci entro. Ah, magari troviamo la Death Key. No, mollala. Molla l'osso. Se trovassimo la Death Key, quella sarebbe una benedizione dal cielo. E allora dovrei fare delle enormi scuse al gioco. Anche se in realtà ne ha da farsi perdonare, perché da tanto che non teniamo una mazza. Merda. Ti odio. Voi siete nemici che quando arrivo alla chest con poca vita, siete quelli che riescono a farmi perdere. Perché qualche danno lo prendi sempre. Adesso che vi elimino, flawless è una delle più grandi soddisfazioni che posso avere. Anche se questa Curse of the Darkness è fastidiosissima. Muori. Non ci provare. Grazie. E andiamo all'altro posto. Magari senza incastrarci. E niente. Vabbè, batterie poi ci serviranno. Cioè potremmo andare alla seconda stanza con quello. Aspe. Non è che ci porta anche da Mega Satana questo fantastico teletrasporto? Se così fosse, sarei l'uomo più felice del mondo. Ah, ci sei ancora te. Se così fosse, sarei davvero l'uomo più felice del mondo. E poi scopro che con Eva avevo già fatto sia Mega Satana che Blueberry. Sarebbe brutto, molto brutto, sappiatelo. Sì, però. Dove sei? Qua niente. Cosa facciamo? Andiamo giù. Giù. Abbiamo trovato Blue Baby. Lo battiamo tanto da Blue Baby. Si può uscire. Comunque c'ho il teletrasporto. Peggiore dei casi. E The Chariot. Un curioso. Sì, non ti faccio molto danno da contatto. Immaginavo. Dai. Allora, come achievement non mi è comparso una mazza. Quindi sta a vedere che con Eva avevo già fatto Blue Baby. Comunque, adesso è il momento di sperare di riuscire a raggiungere Mega Satana. Cioè, non so, magari non mi è comparso come achievement di Steam. Come achievement dopo, lo dice solo quando si finisce. Perché magari l'ho sbloccato nel mio salvataggio privato. Ho fatto tutto, mi mancano le stanze segrete. E vorrei trovarle però le stanze segrete. Ah, qua c'è Mega Satana. Perché non vorrei che poi non mi bastino le... Come si chiamano? Le... Ci abbiamo già provato qua sotto? Che cazzo è? Le batterie. No, ma dovrebbero bastarmi perché ce ne sono un fottio. Però... Senti, ci rinuncio. Trovate. La seconda. E... Speriamo in partita Mega Satana e non mi faccia fare in loop tutto. Mentre ti distruggiamo giusto per... Niente. E a sto punto batteria e speriamo ci porti da Mega Satana. Invece che da Yamero, se no dobbiamo loopare all'infinito. Oppure loopiamo all'infinito finché non troviamo la chiave. E a quel punto scopriremo che avevamo già Mega Satana. Sarebbe il top. Ah, dimenticavo che c'è Satana. Anche. Guarda, ti prendo la Gappy Zerbol, anche se avrebbe senso prendere l'altro. Solo perché nel caso in cui debba loopare. Adesso. Mega Satana. Mi riporti qua perché... Perché mi riporti qua?
Non mi piace. Ti riprendo. Ci sono già stato qua, quindi vuol dire che non posso. Ultima speranza, prendiamo l'ultima batteria. Non si può neanche loopare. Niente. Dobbiamo sperare che io abbia già fatto con Eva la chest. No, impossibile, perché non ce l'ho la chest con Eva. Quindi questa è una partita buttata nel cesso. Quindi Eva la chest non dobbiamo fare. Mannaggia la merda. Vediamo, magari adesso comprare l'achievement. E niente! Abbiamo fatto una partita totalmente inutile con Eva. L'episodio più lungo della mia vita, 1,5 GB di file da caricare, mi sento già male. Però almeno vediamo questo lato positivo, che è, non è minimo, è peggio che minimo. Almeno adesso abbiamo segnato quello che ho già fatto. Il problema è che io non so quanto fidarmi di quello che ho già segnato, quindi a sto punto io quasi quasi prenderei... Cioè mi affiderei solamente a quello segnato, dato che tanto non riesco a capire cosa mi manca. Mi fido su quello che ho già segnato e cerchiamo di fare tutto, basta. Io spero vi sia piaciuto questa maratona, non questo episodio. Se vi è piaciuto, mettete mi piace, condividete con gli amici che possono pensare del genere. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi.